La pratica di oggi è volta a togliere tossine, impurità dal nostro corpo. Questa pratica può essere effettuata normalmente, comunque per pulirci e purificarci, oppure utilizzata magari dopo un periodo in cui sentiamo di avere accumulato scorie e tossine nel nostro corpo e vorremmo riportare equilibrio e pulizia. Ci posizioniamo come sempre seduti sul tappetino e iniziamo a fare questa posizione in cui andiamo a spingere con i palmi delle mani sulle ginocchia, il petto in avanti e poi espirando portiamo l'ombelico all'interno e le spalle in avanti. Inspiro, sempre utilizzando la respirazione, spingo il petto in avanti, mi apro un pochino ed espirando mi chiudo, attivo la muscolatura addominale, spingo la schiena indietro, l'ombelico in alto e indietro. Ancora una volta, inspiro, apro ed espirando, comprimo l'addome. Ora manteniamo i palmi delle mani sulle ginocchia e facciamo questi cerchi su, fin qui andiamo a ruotare mantenendo se possibile il sacro incollato al pavimento, il pavimento pelvico fermo, e noi andiamo a ruotare facendo dei giri con la colonna vertebrale, utilizzando il petto e la schiena che ruotano avanti e indietro e i palmi delle mani che ci tengono ancorati alle ginocchia. Questi giri li facciamo utilizzando la respirazione, inspiro ed espiro, seguendo sempre il nostro ritmo naturale, inspiro, provo a portare il petto in avanti, espirando, ruoto, porto la schiena, le spalle indietro, sempre cercando di non sollevare il bacino da terra e di ruotare andando verso il basso il più possibile, poi in alto e indietro, mantenendo sempre l'attenzione al respiro e ai movimenti fluidi e lenti del corpo. Andiamo ora a fare una torsione. Le torsioni sono le posizioni migliori per portare pulizia e purificazione al corpo. Porto la pianta dei piedi a terra davanti a me, poi piego il ginocchio destro e porto il tallone destro all'esterno del gluteo sinistro. Raddrizzo bene la schiena afferrando il ginocchio destro con le due mani, poi appoggio il palmo destro dietro alla schiena, sollevo il braccio sinistro e porto il gomito o l'avambraccio sinistro all'esterno del ginocchio destro. Faccio pressione con il braccio sinistro contro il ginocchio e il ginocchio contro il braccio e apro la spalla destra in alto e indietro e lavoro bene con il respiro. Invertiamo ora. Ora il piede destro che va all'esterno del gluteo del fianco sinistro, il piede sinistro passa davanti al ginocchio destro, raddrizzo la schiena. È importante tenere bene il ginocchio destro a terra, mi allungo verso l'alto, creo lo spazio per fare la torsione, poi porto il gomito destro ora all'esterno del ginocchio sinistro e ruoto bene con la schiena dritta, la spalla sinistra in alto e indietro. Inspiro ed espiro, attivo bene la muscolatura addominale. Attivo bene la muscolatura dei glutei che spingono i glutei a terra, percepisco bene la torsione e il busto incollato alla coscia sinistra. Espirando, ritorno frontale. Andiamo nella posizione del cane giù, Adho Mukha Svanasana. Muoviamo un pochino le ginocchia, una alla volta, cerchiamo di arrivare nella posizione, nel passaggio per andare nel triangolo, Utthita Trikonasana, con un lungo passo. Portiamo il piede destro tra le mani, ci solleviamo, stendiamo le gambe, stendiamo le braccia. Apriamo la punta del piede destro e ci allunghiamo verso destra. Nella corsa verso destra la mano si appoggerà sulla tibia, sulla caviglia o sul dorso del piede, a seconda della vostra pratica, e poi porterete su il braccio opposto, il sinistro, in linea col destro. Chi vuole può anche appoggiare le punte delle dita delle mani a terra col dorso della mano contro l'interno del piede destro. Utthita Trikonasana, posizione del triangolo, la tenete a seconda della vostra pratica e poi tornate espirando e la ripetiamo dall'altro lato. Stendo le braccia e mi allungo verso sinistra. Prima mi assicuro di aver aperto bene il piede sinistro, la punta lateralmente, poi appoggio la mano su tibia, caviglia o dorso del piede. Braccio destro teso verso l'alto in linea perfetta con il sinistro. Anche qui scegliete dove posizionare la mano, sulla caviglia oppure con le punte delle dita a terra, il dorso della mano contro il piede. Inspirando, ritorniamo su.
andiamo nella prossima posizione. Facciamo un lungo passo avanti col piede destro, allunghiamo la gamba sinistra indietro, mani ai fianchi, triangolo in torsione, mano destra al fianco, il braccio sinistro sale verso l'alto e anche qui cerco lo spazio, l'allungamento in avanti per entrare nella posizione. Le varianti sono con la mano sinistra che si appoggia sulla tibia oppure all'interno del piede destro o all'esterno, è la posizione classica. Faccio una torsione, apro la spalla destra verso l'alto e lentamente porto sul braccio lo sguardo verso l'alto e anche qui inspiro ed espiro e percepisco la torsione, spingo bene l'anca destra indietro in modo da allineare i fianchi e allungo bene le braccia, riporto la mano destra al fianco, nell'inspiro ritorno e cambio lato, ruoto e andrò a fare un lungo passo ora con il piede sinistro. Sistemo il piede destro dietro in modo che i talloni siano in linea, le gambe ben tese, le anche già allineate, sollevo il braccio destro in alto ora e mi allungo in avanti, come se volessi prendere qualcosa, vado lontano con la mano il più possibile, allungo bene la schiena, appoggio il palmo sulla tibia oppure a terra, interno o esterno del piede sinistro, apro ora la spalla verso l'alto e porto su il braccio. Porto lo sguardo alla mano sinistra verso l'alto, inspiro ed espiro, spingo bene il fianco sinistro indietro, cerco di allineare le anche mantenendo le gambe tese il più possibile, cerchiamo di non sollevare il piede posteriore e nell'inspiro ritorno e torno nella posizione centrale e ancora una volta andiamo a fare un lungo passo con il piede destro, appoggiamo la pianta del piede, solleviamo il tallone posteriore del tallone sinistro e portiamo sulle braccia e andiamo a piegare il ginocchio destro a 90 gradi in modo da arrivare col bacino all'altezza del ginocchio, la gamba posteriore ben tesa, il gluteo attivo, il tallone spinge bene in alto e indietro. Faccio scendere il braccio sinistro in avanti, parallelo al pavimento, apro anche il braccio dietro, lo sguardo resta frontale o se ho l'equilibrio guardo dietro e seguo la mano destra dietro. Torno frontale, mi preparo per la torsione, porto le mani in preghiera davanti al petto e appoggio il ginocchio sinistro a terra, inspiro ed espirando vado in torsione e provo a scendere con il gomito, con l'ascella sinistra e portarli all'esterno del ginocchio. Resto con le mani sul cuore, lo sguardo verso l'alto, passo alla variante successiva col palmo sinistro che si appoggia a terra, il braccio destro che si stende verso l'alto o la chiusura col braccio destro che si piega dietro e la mano sinistra che va ad afferrare se ho questa variante. Inspiro, sciolgo, torno e ripeto tutto dall'altro lato. Faccio un lungo passo col piede sinistro, appoggio bene la pianta, sollevo il tallone destro, porto sulle braccia, palmi che si fronteggiano e scendo col bacino all'altezza del ginocchio sinistro ora. Tengo la posizione, guardo avanti, stendo bene le braccia. Porto raggiù il braccio destro frontalmente, apro il braccio sinistro dietro, lo sguardo resta frontale o se ho equilibrio guardo dietro e questa posizione prepara già le torsioni, preparo già la schiena alta. Porto ora le mani in preghiera davanti al petto e appoggio il ginocchio a terra. Ora il ginocchio destro e devo provare a portare l'ascella o il gomito destro all'esterno del ginocchio sinistro. Mani sul cuore oppure palmo destro a terra e braccio sinistro teso verso l'alto, braccia in linea, chi può la chiude, passa col braccio destro sotto e vado a afferrare il polso sinistro dietro tirando bene la spalla in alto e indietro, lo sguardo per tutti è verso l'alto. E namaste.